Buonasera da Edizioni Foglio, benvenuti a chi è collegato a questo appuntamento con il Foglio TV per parlare delle nostre novità. Ma prima delle tre novità di cui vi voglio parlare, facciamo un cenno sui programmi, su quello che faremo in questi giorni, soprattutto a dicembre. Vi dico che il 26 novembre sarò a Telemaremma, TV9, a parlare anche un po' della casa editrice, insomma, dei miei libri, ma anche della casa editrice, in un programma condotto da Dianora Tinti e dalla Ciardelli, Francesca Ciardelli, è un programma che parla di libri, insomma, qui sono stato ospite anche tempo fa, c'è stata anche Patrizia Vella, Federico Guerri, abbiamo avuto diversi nostri autori ospiti. Ma ecco, a dicembre dove ci troverete? Prima di tutto la festa di Piazza Dante, martedì 7, tutto il giorno, con tutti i nostri libri, soprattutto quelli locali, però anche con l'Anna Cinema e un po' di narrativa. L'8 dicembre, la mattina, ci trovate in via Ferrer e tra l'altro vi dico che avremo anche una vetrina con i nostri libri esposti, proprio vicino al banco, accanto alla libreria Coop, che è i nostri libri. Avremo un fondo, abbiamo aderito all'iniziativa del Comune Adotta una vetrina, e abbiamo aderito a questa iniziativa e appunto saremo in questa vetrina che è stata quella del Montecchi, delle scarpe, praticamente la vetrina che esporrà i libri del foglio. E lì potrete vederli, insomma, non comprarli, ma vederli. Per comprarli invece l'8 dicembre, la mattina. La presentazione del libro di Ionta, di cui vi parlerò tra poco, è questo qua, al Centro Giovani, venerdì 10 la sera. Sarà una presentazione atipica organizzata da Cover Green, una bella presentazione in musica con tutte le canzoni di questo straordinario cantautore, quindi potete assistere proprio ad uno spettacolo, no? Alla classica presentazione di un libro. 11 e 12 dicembre saremo in Corsa Italia al Mercato Artigiano Evocando, 15 dicembre ancora in Via Ferrer, 17 dicembre presenteremo in Cittadella, sta aprendo in Cittadella un caffè letterario, e aderiremo anche alle iniziative di questo caffè letterario. Abbiamo regalato tutti i nostri libri per la loro biblioteca e li presenteremo Baracca City, Baracca City di Davino, un nuovo autore. Il libro non ve lo presento stasera perché deve ancora andare in stampa, ma ne parleremo prima alle 17, faremo un appuntamento anche su questo libro. Poi il 22 dicembre ancora in Via Ferrer. Ecco, questo è tutto il programma di dicembre. Poi è Natale, insomma, ci riposeremo anche un po'. Vediamo i libri che sono usciti. Il primo, Marcello Saffioti, Cacciucco alla Livornese. Che cos'è questo libro? Dalla copertina intrigante, insomma, c'è il mare, il libeccio o il maestrale, non so che vento sia su questo litorale labronico. Sottotitolo: Bischerate notturne senza pretese e contorno di schizzi di libeccio. Allora, è libeccio. Sono delle piccole bischerate, dice lo stesso autore, non hanno la pretesa di essere un libro di poesie o di brevi racconti, ma questo sono, insomma, è la modestia dell'autore a dire che non hanno questa pretesa. Chi le ha scritte lo ha fatto per diletto, non è uno scrittore professionista, è uno che fa il mio mestiere, quindi anch'io non sono un professionista. L'ha scritto Marcello Saffioti, che fa il liquidatore sinistri per la compagnia Generali, come lo faccio per l'Unipolsai, quindi è un mio collega di lavoro, che però scrive bene, eh? Scrive bene, anche se è la prima prova. Cose scritte di getto durante il Covid, in maniera emozionale. Quando la pandemia ci costringeva in casa, Saffioti si è messo lì e ha scritto questo atto d'amore nei confronti della città di Livorno, dedicato al mare, al vento, ai pregi e ai difetti dei livornesi. Qui dentro troverete il Cacciucco, il 5-5, gli Zeri sotto pesto, la Fortezza Nuova, la Fortezza Vecchia, l'Accademia Navale, i Quattro Mori, il Ponce, l'Armando Picchi, che è un rivale del Piombino in eccellenza, la Vegliaia, la Meloria, Piazza 20 Settembre e il Mercatino Americano, l'Inno di Garibaldi, che non è un inno ma è un piatto, a Vella ci potrebbe fare una serata sull'Inno di Garibaldi, le scee, cosa sono le scee? Mi costi una scea, insomma i pesci fritti livornesi, quei pesciolini piccolissimi che sono piuttosto costosi, lo scoglio della ballerina, la Ciuscia, la Terrazza Mascagni, Santa Giulia, il Faro, la Torre del Marzocco, le Roschette, la Verdea, le Triglie alla Livornese,
Castelsonnino, il Molo Nuovo, la Puzzolente, Pietro Mascagni, il Bubbo Cine, la Sitrì. La Sitrì era la tenutale di un bordello famosissimo di Livorno. I Fossi, la Venezia, la Madonna di Montenero, i Macchiaioli, il Cisternone, Gigi Balla, il Fattori, la Persiana. Insomma, chi se vi piace Livorno, questo è il libro che fa per voi. Tutti raccontini brevi, non impegnativi, piccole poesie, ma è un libro agevole, non è letteratura, non vi vogliamo prendere in giro. Non è letteratura, però è un libro piacevole, divertente, rilassante, che serve a passare una serata di Natale in allegria. Un altro libro importante, di maggior spessore, perché questo è un libro, un saggio politico, fa parte della Biblioteca di Scienze Politiche e Sociali, di Carlo Gambescia, diretta da Carlo Gambescia e da Geronimo Molina, è L'avventura del politico, scritto da Julian Freund, che è un libro intervista. Un libro intervista. Julian Freund è un sociologo nato nel 21 e morto nel 93, tra le maggiori figure della scienza politica europea del Novecento, impegnato nella Resistenza francese. Per un breve periodo anche in politica, insegnante, ricercatore universitario, autore di tantissimi libri, L'essence du politique, Sociologie du conflit, La décadence, questo è un libro fuori diritti ovviamente. Oltre a Julian Freund c'è anche Charles Branchet, un sacerdote, professore di filosofia, collaboratore di molte riviste francesi. Un saggio sociologico, un libro intervista dove Julian Freund mescola ricordi personali, punti filosofici, suggerimenti sociologici, indaga l'avventura del politico. Freund scorge nell'indebolimento del politico come sfera dell'agire umano basata sul conflitto il principale problema nel nostro tempo. Non ha tutti i torti, che basta vedere anche la situazione italiana. Un indebolimento che alcuni riconducono al fatto che negli ultimi secoli gli si è chiesto troppo, portandolo all'estenuazione anche spirituale, e che quindi ora debba riposare. Una tesi, secondo Freund, storicamente inadeguata, perché un individuo può riposarsi se e quando si senta stanco, ma una collettività non obbedisce al ritmo degli individui, perché vive sempre sotto lo sguardo del nemico virtuale o potenziale. Quindi il che fare è il tema di questo libro: tornare al realismo politico e sociologico, riguadagnare la capacità di giudicare uomini e cose per ciò che sono, gli amici come amici, i nemici come nemici, evitare gli eccessi contrari del pacifismo e del bellicismo. Solo così il politico, come sfera della vita sociale, potrà proseguire la sua avventura storica. Quindi Julian Freund conversa con Charles Branchet, e ci racconta appunto com'è l'avventura del politico. Questo è un libro, diciamo, di livello universitario, come tutta la biblioteca socio-politica di Gambescia e Molina. Insomma, sono libri importanti che vengono messi anche a disposizione delle università, delle biblioteche, anche in formato ebook. Veniamo al libro che di carattere locale, ma non solo, perché Claudio Jonta è un cantautore, direi a livello nazionale, anche se non ha fatto in tempo a farsi conoscere. Questo libro ha una grafica accattivante, un po' diversa dal solito, frutto del lavoro grafico di Massimo Panicucci, che ha fatto veramente una bella cosa. Il libro è corredato di fotografie, di interventi degli amici del cantautore. Chi era Claudio Jonta? Claudio Jonta nasce a Piombino nel 1951. È figlio unico di padre ferroviere, la madre è una casalinga. Comincia a cantare, a suonare la batteria. Alla fine degli anni 60 suona nelle feste goliardiche con i compagni del liceo. La batteria però non gli basta più, passa alla chitarra, perché la chitarra è più facile per mettere in musica le canzoni che scrive su un sacco di fogli bianchi insieme alle poesie. Le poesie diventano canzoni, ma secondo me, leggendo i testi di Jonta, la definizione di canzone gli sta stretta, perché sono canzoni alla De Andrea, alla Gaber, alla Guccini, ballate, canzoni con una profondità tale da potersi fregiare del nome di poesie, anche se Guccini dice: non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzioni, si possa fare poesia.
Credo che Claudio Ionta, così come Guccini, abbia fatto l'uno e l'altro, non la rivoluzione, quella solo tentata, ma la poesia di sicuro. Ionta canta con pochi accordi, come tutti i cantautori, canta per pochi intimi, nelle cantine, nelle tavolate, in compagnia di bottiglie di vino o di Fernet, che era la sua bevanda preferita, e il suo repertorio è un repertorio che va dal sentimentale al politico, ma il sentimentale non è mai sdolcinato. Le canzoni d'amore di Ionta sono come quelle di De André, non c'è mai la rima amore e cuore, sono canzoni molto più impegnate. I contenuti politici sono di matrice comunista. Ionta frequenta la sede di Lotta Continua anche negli anni 70 e compone lì il canzoniere piombinese. Si laurea in architettura, prende 100 e 10 e lode a Firenze, ma rifiuta la lode perché non fa parte del suo modo di sentire. Il canzoniere piombinese è un insieme di canzoni, appunto, che poi usciranno postume in due dischi curati dagli amici. E lui muore nel 79, giovanissimo, muore nel 79, nato nel 51, la sua vita si ferma per un'emorragia cerebrale sopraggiunta dopo un intervento chirurgico alla testa. Il libro è curato da Cover Green. Chi è Cover Green? A Piombino lo sanno tutti. Gruppo di appassionati di musica, di studiosi di musica, che porta non solo le copertine, i vinili nelle scuole, nelle piazze, nelle istituzioni, fanno un sacco di iniziative. Ora a San Vincenzo tutte le domeniche ce ne sono di interessanti, invitano cantanti, fanno serate. E Cover Green è composta da Massimo Panicucci, appunto, Federico Botti, che è un amico di Claudio Ionta, hanno lavorato insieme. E da Marco Bracci, c'è anche Fabio Canessa come collaboratore, Andrea Fanetti è il presidente, spero di non essermene dimenticati nemmeno uno, Luca Pallini, ecco c'è anche Luca Pallini, se me ne dimentico uno è perché vado a braccio, non mi vogliate male, non lo faccio per cattiveria. Bellissima l'introduzione di Marco Bracci a questo libro che racconta la storia di questo cantautore di Piombino che adesso ha una strada a lui intestata e grazie a Andrea Fanetti quando era assessore all'urbanistica e alla toponomastica, appunto, Fanetti ha fatto sua un'idea che è mia da sempre, che in provincia bisognerebbe intestare le strade a chi ha dato lustro alla provincia, a chi da questa provincia è partito e ha fatto cose importanti, limitate a Piombino o anche oltre. In questo contesto è stata benemerita la strada per Aldo Zelli, vicina proprio alle scuole elementari. C'era anche l'idea di intestare la scuola ad Aldo Zelli, per ora non so se è stata abbandonata, ma comunque non è stato ancora fatto. Oppure la strada a Marimona Toni. Marimona Toni è una poetessa di importanza non solo locale, una poetessa e pittrice, ma ce ne sono altre di persone a cui potremmo pensare. Io penso alla Vizzari, al Mascia, a Natali, ce ne sono molti, insomma, che hanno fatto cose importanti e che non hanno una strada dedicata. Più importante che dedicarla a personaggi politici o personaggi letterari di livello nazionale, secondo me. L'opinione prettamente personale. Allora, quindi, questo che su Claudio Ionta sarebbe interessante anche leggere qualche canzone poesia. In questo libro ci sono i ricordi degli amici, e questi ricordi sono i ricordi di Cover Green, quindi delle persone che vi ho raccontato prima, che vi ho nominato prima, ma ci sono anche altre persone come Fabio Baldassarri, e c'è anche una bellissima poesia scritta. C'è il ricordo di Botti, un nostro nuovo amico su Claudio Ionta, quello di Fo Claudio Fornai e Massimo Panicucci, Stefano Sognarini che parla proprio di musica, e poi c'è una bellissima poesia che mi sono letto, Sabatini, un ricordo di Mario Bini, una forte complicità. Luca Rossi ha scritto un capitolo, Maurizio Gherardini e Stefano Maganzi, Baldassarri ve l'ho già detto. E poi molto interessante anche e toccante il ricordo della moglie di Alessandra Neri, che è stata compagna per 5 anni di Claudio Ionta e moglie per pochissimo perché è morto in maniera prematura. Andrea Fanetti parla appunto della strada, Paolo Ninci parla ancora dal punto di vista musicale, Luca Pallini e le terzine per Claudio di Mario Toni sono veramente straordinarie, una poesia che racconta la persona.
il finale, perché ti racconta proprio, vi leggo la parte finale. Ma tu lo sai, di certo ti importa, più che gli onori alla buona parte, che siano gli amici la tua scorta, senza retoriche e magniloquenti, solo tenendo aperta la tua porta, senza fanfare sparse ai quattro venti, senza insistere troppo sulle tue virtù fugaci o vizi transeunti. Io per mio conto, dall'82, tengo i contatti e te lo riscrivo. Meglio un amico morto con le sue vite segrete che un estraneo vivo. Ci risentiamo al prossimo pretesto. Il canale fra noi rimane attivo. E poi senz'altro ci vediamo presto. E qui ci sono anche i testi del CD Alvise, pubblicato nel 92, A cena col maresciallo, Canzone per Elena, ad Alvise, da Cao, Entrapiano. Entrapiano mi è particolarmente cara perché fa parte del Cielo sopra Piombino, del film su Piombino. E anche qui le parole sono di Ionta, e la composizione è stata suonata da Federico Botti, cantata e suonata da Federico Botti. Entrapiano, un po' di luce qui da me. Da lontano la vecchia fabbrica richiama chi maledice un nuovo giorno di lavoro. Io sto aspettando che la primavera entri in te, già da tempo sto risolvendo i tuoi perché, ma non basta far l'amore per lottare. Giù lontano, con l'acciaio nella mente, quella gente si rassegna al tramonto di una vita ormai corrosa dall'impianto, quell'impianto che non ha sangue nelle vene. Non si ubriaca e non sorride mai al giorno, ma incatena bulloni dalle membra stanche. Rinunciando a un domani programmato, a quel foglio appeso al muro dell'ingresso, senza prezzo guadagnato dai robot, mantenuti da quelle mani consumate che hanno servito chi ci ha voluto inquadrare in un mondo corrotto dal nuovo capitale. Rinunciando, vedi per me questo vuol dire primavera, che nascerà nei nostri figli da rottami di chi ha vissuto questo tempo, rinunciando. Canzone poetica, ma anche canzone sociale e politica. Come sono sociali e politici la festa, senza paura, uomini di governo, straordinari uomini di governo, dove appunto se la prende con la Democrazia Cristiana, con il potere di quel tempo. E poi c'è il CD Il Baro, 2009, anche questo postumo, anche questo grazie a Panicucci e a Botti che cantano nel disco. C'è Alcamo 54, un'altra canzone straordinaria, Ciao Metronotte, Ciarlatano, Ciarlatano dedicata ai preti, è veramente anche questa molto anticlericale, molto dura, ma anche molto vera. Questi testi qui che ho letto ora come poesia li sentirete il 10 dicembre cantati, perché la canzone ha bisogno anche della musica per essere apprezzata di più. Generale Cavaliere, il guerriero, gli sceriffi, il vecchio Sam, la bottiglia, il popolo imbrogliato che beve la bottiglia, imbroglioni e truffatori, ne hai veduti ed ascoltati, e tu popolo imbrogliato bevi alla bottiglia. Questa medicina amara, l'etichetta ti ha ingannato, si parla appunto di un popolo truffato dal potere, dal governo, che mette certe etichette che sono etichette truffaldine. O Torino, poi ci sono delle canzoni inedite, addirittura ce n'è una ispirata a una poesia di Prévert, Adriana non fare la zuccona. Queste sono poesie, canzoni che non sono mai state incise, canto per te, devo ancora imparare. Il quartiere, anche questa la trovate nel Cielo sopra Piombino, nel film, cantata da Federico Botti, c'è cioè una musica straordinaria, e anche le parole, nel mio quartiere c'è sempre il sole a scaldare la miseria. Nel mio quartiere c'è sempre la pioggia a scaldare illusioni, nel mio quartiere c'è sempre la nebbia a coprire verità, nel mio quartiere lo stesso vento della città, della città. Il carabiniere venuto dal sud che si vanta di essere un uomo per bene, se legge vuol dire picchiare la gente. E in quella cantina sotto il barbiere c'è un uomo da solo, ma nel suo quartiere, e grida la gente che è inutile andare, ci sarà sempre un quartiere in cui ritornare. Molto pasoliniano, è pasoliniano, ma anche ispirazione ai cantatori classici di quel periodo. Mi metto sulla giacca, la Confindustria, Puttana Eva, un treno da per la Liguria, Giovanna d'Arco, dedicata. E un'altra cosa interessante, l'album di famiglia con le foto. E in fondo c'è anche una raccolta di poesie, un taccuino da adolescente che abbiamo ritrovato. Ah no.
Sì, che hanno ritrovato, abbiamo, ci metto anch'io perché sono quello che l'ha pubblicato, l'hanno fatto tutto loro, certo. Io sono solo un lettore in questo caso. Un'antologia di Sporriver scritta alla sua maniera, un po' ispirata da Edgar Lee Master, e dietro un sorriso una raccolta di poesie scritta a macchina con Olivetti Lettera 32, che questo è un reperto interessante. Daremo questo libro alla Biblioteca Comunale e all'archivio storico, perché credo che sia un libro che deve restare nella storia di Piombino, un libro su una grande piombinese che dovevamo ricordare, che già qualcuno ha ricordato, Covergreen, Botti, Panicucci ed altri hanno curato i dischi. Oltre ai dischi adesso abbiamo anche il libro. E il 10 dicembre, mi raccomando, al Centro Giovani alle 20:30 assisterete a uno spettacolo straordinario. Avevo dimenticato di dire che c'è anche un ricordo di Pino Bertelli, tra l'altro scritto molto bene, dove racconta l'amicizia con Claudio Jonta, proprio in apertura. Una lettera spedita nel vento con il suo tipico stile, Pino Bertelli racconta in maniera poetica, in maniera aneddotica, ma che citando molte canzoni di Jonta, la loro amicizia. Io vi invito a questa presentazione, che sarà la prossima che faremo, 10 dicembre al Centro Giovani, con uno spettacolo musicale curato da Covergreen. Grazie per stasera, è tutto. Io vi faccio un cin cin per l'aperitivo. Alla prossima!